E passiamo però dalla nazionale alla B1, la Mattia in casa domani con Asti, obiettivo vincere assolutamente dopo lo stop di Chieri. Vediamo. Reduci da una seduta abbronzante per migliorare la tinta insieme alla compagna Sara Loda. Serena, domani però c'è una partita da vincere a tutti i costi dopo il passo falso di Chieri. Immagino che Vellano in settimana sia stato abbastanza duro e carico per certi versi. Sì, sia lui che noi abbiamo voglia di rifarci subito e abbiamo l'occasione di farlo con una squadra che comunque come Chieri è giovane, quindi è delle ragazze spregiudicate, diciamo, però ha anche qualche elemento di esperienza come Giordana e Vinciarelli che sicuramente, insomma, aiuteranno nelle fasi più cruciali della partita a mettere giù la palla. Noi vogliamo sicuramente riscattarci subito perché ci brucia ancora tanto la sconfitta di domenica. Cosa non sta funzionando in queste prime quattro partite? Cosa non ha funzionato della Matia? Ma secondo me una parte della sconfitta di domenica è dovuta a un approccio magari sbagliato, nel senso che non ci aspettavamo questa aggressività da queste ragazze. Io ho giocato contro alcune di quelle e l'allenatore già 2 anni fa e mi ricordo che erano proprio delle belve dal momento in cui mettevi i piedi in palestra. Quindi magari ci siamo fatte aggredire non avendo ancora, diciamo, l'amalgama al 100% perché comunque qualche elemento nuovo c'è, forse. Ci siamo un pochino fatti trasportare, ognuno è andato un po' per i cavoli suoi, però. Che Mattia vedranno domani i tifosi in campo. Sicuramente aggressiva, sicuramente con la voglia di vincere a tutti i costi e soprattutto di non lasciarsi distrarre magari da ragazze giovani che sono promettenti e faranno qualche bel punto, ma noi dobbiamo mantenere la calma e far vedere che insomma la nostra qualità è superiore alla loro. Torniamo al passato così almeno facciamo anche gli scaramantici, lo facevamo l'anno scorso e ha sempre parlato bene, un pronostico. 3-1 per noi. Mamma mia, i pronostici di Serena.